Ieri ero all'aeroporto, insieme alla ragazza mia abbiamo scritto un piccolo testo dedicato a tutte le donne. Ciao donna di Jeddah, l'altro giorno guardavo la Supercoppa italiana di calcio e ho pensato a te, eri seduta lì sulle tribune e sorridevi. Forse per te non era importante la partita, ma solamente essere lì. Per la maggior parte di noi si pensa che è una banalità, ma in fondo sappiamo che non è così. Cerchi di avere una vita ideale, ma non hai il dovere di portare un velo che ti cancella la tua bellezza. Non hai neanche un diritto di avere un processo equo. Per quanto riguarda la salute, devi avere sempre l'approvazione di un tuo parente di sesso maschile, altrimenti. Ma soprattutto non hai la libertà di scegliere il tuo uomo con l'amore che ti rispetta per il resto della tua vita. Ciao, donna di Pyongyang. Tempo fa ho letto un servizio dedicato alla Corea del Nord e per la prima volta si è parlato di te. Sapere che molti di voi sono privati di un'istruzione fa male, ma sapere di tutte le violenze che subite senza essere in alcun modo protette dalle istituzioni mi distrugge tanto quanto i progetti missilistici di un folle dittatore. Ciao donna di Caracas, mi piange il cuore sapere che sei succube di un governo che davanti a tutti si mostra femminista. Ma appena avvolta le spalle approva un sistema sanitario fermo e non ha pietà per i tuoi figli uccisi dalla polizia. Ciao donna di Mogadiscio, tu sei una donna coraggiosa nonostante la tua cultura somala. Provi a scappare dal tuo paese seguendo dei tuoi ideali e la libertà, ma per colpa di un governo maschilista vieni uccisa senza pietà in un triste contesto di impunità. E infine, ciao donna di Roma, sulla carta hai molti più diritti di tutte quelle donne che ho elencato prima, ma nonostante tutto, ogni giorno vengo a sapere di una di voi che viene uccisa per mano di uomini che non accettano la fine di un rapporto, o se vi mettete dei tacchi, una gonna troppo corta, secondo loro. Insomma, il vostro essere donna, esserlo vuol dire sentirsi libera anche di scegliere ciò che si vuole essere. Quindi ti dico, stai lontana di chi ti controlla un cellulare, da chi ti vuole lontana degli amici, da chi ti vuole cambiare in tutto ciò. È lui che ti desidera di avere al tuo fianco. Un vero uomo è chi ti ama davvero e non ti accetta e non ti, ti accetta e ti accetterà per quello che sei, te stessa. Non avere paura di denunciare. Il silenzio fa più male di tante percosse. Sei un livido, non dire che sei caduta, di la verità e cammina a testa alta, perché tu sei la madre del mondo al di sopra di tutte le religioni o culture o società. Non scegliere un uomo che si vergogna di chi hai a fianco. Prima di amare uno di noi, ama te stessa e comincia a pensare che sei una grande donna, perché noi siamo troppo stupidi per capirlo. Ciao, a presto.